3. Eccoci, siamo in diretta su Rocker TV con l'Inverno. Ciao ragazzi. Ciao. La prima intervista? Sì, ufficiale sì. Adoro ragazzi, adoro, ed è bellissimo perché siamo, cioè, proprio 3 secondi prima di partire tutti e 3 boomerissimi a condividerla. Io volevo partire così, invece no, ce l'abbiamo fatta a pubblicare e a condividerla diretta su, prima dell'inizio della puntata. Quindi amici, io vi chiamo amici perché vabbè, insomma, conosco il vostro passato, conosco il vostro, sembra una minaccia, però è la realtà dei fatti. So dove iniziamo abiti. Bene. So dove abitate, so cosa fate nel tempo libero, ma la cosa principale è che magari chi ci segue da casa non vuole sa. Sapere, non sa, ma soprattutto vuole sapere come vi siete accrocchiati, perché in questa band nell'Inverno ci sono un po' di come dire, c'è un mashup, esatto, di band pazzesche italiane che vorrei appunto elencare. Che figata, ti metti sotto tutti, no? Sapevo. Siamo anche tra l'altro in pienissimo inverno, giusto perché noi Rocker TV siamo... È saltata una roba, un'ansia, però noi andiamo avanti perché vedo da Facebook che siamo ancora in diretta. Sì, quindi, sì, sì. Tra l'altro avete scelto veramente, accurato veramente. Una foto che lo Andrea sfondo, ha scelto. Meglio di così non potevamo. C'ho qua di frente. Come cominciamo? Come Dani, raccontaci, allora ti aiuto un po' io. Raccontaci appunto, spiegaci chi sono i componenti della band. Uno. Primo. C'è un applauso. Mister Diego, che molti conosceranno. Sì, diciamo già. Che il progetto è nato da noi due. Da voi due. Conoscendovi immaginavo. Immagino che sia stato creato per non pensare ad un pessimo periodo. Sì, no, a prescindere dal fatto che eravamo fermi, io personalmente, da troppo tempo. E il buon Dani aveva scritto praticamente un'intera enciclopedia di riff, di pezzi, così. E un bel giorno sono andato a trovarlo e mi fa: oh, però ti faccio sentire qualcosa. Lui all'epoca suonava nei Dividas, no? Sì. E mi fa: guarda, sui pezzi che ho scritto per il nuovo disco di Dividas. E mi fa sentire un paio di robe. Ho detto: ma sta roba? No, è per la roba nuova, fa, è per i Dividas. No. Allora ci siamo messi lì e abbiamo detto: senti, io volevo solamente fare da, tra virgolette, produttore, una prima esperienza di produzione. E alla fine poi mi ci sono affezionato a quei pezzi lì, gli ho chiesto se potevo entrare come chitarrista ritmico e lui... Tu pianti? Io mi ricordo le storie, perché mi ricordo perfettamente quando continuavi a pubblicare quelle storie e dicevo: ma che... si possono dire le parolacce secondo me? Vai, che cavolo! Ma che acciderbolina sta facendo Dani di così cattivone? E quindi... ma mi ha dato là, che tra l'altro è una cosa che già... 4 anni fa, quando abbiamo cominciato a frequentarci, sono già quei sassolini che lanci. Sai quando sei davanti proprio a un tavolo la sera, cominci a parlare: bello quel riff, oh, ma anche te ascolti quelli? No, boh, ma ti faccio sentire un pezzo? Mi guarda, tenebroso, mi fa: c'è un gruppo, boh, così, no? Bellissimo. E... ma no, sono le cose migliori, no? No, è genuino, con, guarda, empatia. Volevamo divertirci, fare musica, un genere che comunque non abbiamo mai avuto il piacere di suonare assieme, volevamo suonare assieme. Ho detto: ma sì, dai, proviamo. Era un progetto che era partito veramente, io al tempo, già 6 anni fa, avevo in mente di fare comunque un progetto su questo genere. Poi le varie dinamiche della vita hanno portato a far sì che non succedesse, fino a che ho trovato i componenti giusti. Abbiamo trovato i componenti giusti e adesso ci stiamo lavorando. Anche il fatto di aver trovato degli ottimi musicisti che abbiamo inserito è stato una manna dal cielo, specialmente per quanto riguarda i componenti più difficili, batterista e cantante. Che non è mai successo nella storia di nessuna band, a meno che conosco io, di trovare un batterista e un cantante nello stesso paese e non lo sapevano. Adoro, cioè quindi proprio... roba, poi bravissimi, uno è Nicolò dei God, che salutiamo, ciao Nico, Simone Orizio, che vabbè era scarico di band, quindi, e poi c'è al basso Danilo Arisi, che è tanto di cappello pure a lui, salutiamo. Quindi ci siamo, non abbiamo badato proprio tra l'altro ma tra l'altro la cosa bella che devi sapere, che nonostante ciò, la cosa bella anche di questa band è che senza neanche volerlo, cioè abbiamo uno studio, abbiamo un grafico,
abbiamo chi si occupa, sì, anche no, di team completo, cioè, una parte me che non faccio, cioè, quindi è la cosa, la classica cosa al momento giusto che succede, sì, con le persone, sì, giuste al momento giusto. Non abbiamo grosse prese, vogliamo divertirci, vogliamo fare buona musica e vedere un po' come va, nel senso non ci vogliamo montare la testa o... Direi che godersi il momento, sì, è già... Sì, sì. Direi che ce lo possiamo anche meritare dopo così tanto tempo. Ve lo meritate, esatto. Ci meritiamo questa intervista, sì, ci meritiamo la preview questa sera. Ancora non lo so, però... noi sì, sicuramente sì, siamo delle bravissime persone, ovvio, quindi ci meritiamo... Abbiamo la fedina penale pulita, noi scusa, per ora. Però, a proposito, stavate dicendo appunto questo genere, per fare questo genere, raccontateci un po' le influenze. Vai. Quello che è successo. Allora, ok, qua c'è. Allora, la cosa bella è che comunque, allora, gran parte della parte di produzione riff io scrivo io. Però la cosa bella, avendo trovato questo team, vengo arricchito ogni giorno quando propongo magari i miei provini, quelle cose lì, da un Nico che comunque ha un bello speed sotto, cioè un batterista, certo, che dici, cioè, cazzo, vai piano, zio, perché non ce la faccio, Nico, mai vai piano. Mai è successo che un batterista venga, io voglio fare blast beat e andare veloce. Ah, ma amore mio. E Simo è tipo un diamante, sei diamanti quando li trovi, no? Cioè io mi ricordo il primo giorno siamo arrivati, grezzo, molto grezzo, arriviamo, mangiamo, arriamo su da me, andiamo a mangiarci un bisteccone, andiamo in studio, Simo fa, sente il pezzo, fa, vorrei già iniziare da questo, sai i provini che ti mandi sulle, certo, chat e quelle cose, va di là, questa così è. Studio vetro, inizia, ho detto boh, è fatto, Jack, ah no, buona fatto. La prima, è stata veramente sì, buona la prima, no, sì, sì. Però quello sarà il secondo singolo, esatto, se non ci sciogliamo prima. No, cioè potreste diventare però la band che si scioglie nel minor tempo possibile. Che si scioglie in primavera. Giusto. No, che adesso mi è iniziata la primavera, domani esce il video. No. Aspettate almeno la prossima, almeno dateci tempo di affezionarci. No, però non mi avete ancora detto le influenze comunque. State continuando a girarci intorno. Che parolaccia l'influenza dopo questi anni. Che questa anni. È una domanda. Allora, io penso di parlare a nome mio, vabbè, io vengo da scuola assolutamente, io parto con Children of Bodom, In Flames, Trivium, Testament, io arrivo... Quel sicuro non c'è del power metal di mezzo, no? Gli Halloween, ho ascoltato parecchio gli Halloween... Stiamo mangiando, tu arrivi, sto mordendo le mani, di la lingua... Ho avuto però aspetta, di... aspetta, c'è la rock and roll dentro, quindi sono quasi più rock. No, dopo... Okay. Okay. Dopo loro c'è il Gaviscon. No, è già in valigia. No, quello. Poi più o meno io e lui siamo sulle stesse. Cioè, beh, guarda, veramente sono dagli Inflames, come dice lui, qualcosina degli Architects o vabbè, ovvio, sì, Deftones, sì. Ritornelloni così. Veramente abbiamo messo dentro tutto. Ha messo dentro tutto quello che è il panorama. Il panorama alternative metal degli ultimi, penso, 20 anni, ecco. Beh. Sì, perché più che altro parte tutto da un fatto. Io ci ho sempre avuto questa cosa, che anche con i miei Di With Us, no? Non sono mai riuscito a affezionarmi troppo a questo nuovo genere di metalcore, no? Mm-hmm. Cioè, è una cosa che non mi è mai entrato del tutto. Cioè, ho preso le parti buone, breakdown e certi, certo, sì, come che si può dire, schemi di scrittura dei brani, quelle cose lì. Però alla fine sono anche contento adesso perché tra lui, anche il cantante Simo, che ha tutte queste influenze, anche lui tipo Deftones e anche tipo shoegaze e tutte quelle cose lì, no? Che mi sta culturando anche su tante cose, no? È bello perché viene sempre fuori un filone, cioè, certo, viene sempre fuori una cosa che noi è che quando ci troviamo a comporre, passiamo... Ci troviamo a comporre, fai tutto tu? Sì, vabbè, ok, quando ci troviamo... Cioè loro provano, praticamente Dani, tu fai il lavoro sporco, mi sento un e gli altri vengono a mangiare, a perché mangiare, tu vivi, sì, in posti fantastici, noi... dove trovarli e poi appunto eseguono. Esatto, perché come diciamo... Ma un bacchettone, Sì, sì, ma ho idea. No, sì, perché più che altro io spremo, perché allora, la cosa che a me piace è che, sai, ogni tanto ti appioppio un nome di produttore, quelle cose lì... Cioè, è una parola che io non se non ti senti le cose un po' pesanti, che dici così, no, di responsabilità. Però faccio quello, ok? Certo. Però la cosa che mi piace tanto è tipo, quando vedo uno davanti a me, mi piace spremerlo, no? Dire, dai che ce la fa. Ma no, non ce la...
Dai, ce la fa anche. Ho già visto che ce la fai, no? Motivatore. E comunque ripeto, cioè, dovresti vederci. Cioè, una volta sei anche invitata un giorno. Sono che invitata, viene... ragazzi, lo stiamo dicendo in diretta. Sono invitata al concerto, al primo concerto dell'inverno. Tra l'altro, peggio a quando siamo in studio a produrre. Lì, ma adoro, ma meglio ancora. Guarda che io la prendo sulla lettera. Vengo a fare tipo il diario di bordo, ve lo dico. Aspetta, che abbiamo qualche messaggino. Lo leggiamo qualche messaggino. Vabbè, intanto salutiamo Sally. Ciao Sally. Ciao Sally, Sally number one. Chie Sabbioni dice: ciao, spaccate un casino, che mix di artisti. Già avanti. Già avanti. Poi Antonio Miele ci sta guardando. Ciao Anto. Ciao Anto. Danila Risi che... chi è? Non so. La band che si scioglie in primavera, Epic Queen. Poi c'è Alessandro Pibas Piccinelli. Ciao Picci. Ciao Picci. E poi c'è Madonna, Vincenzo Pistillo che dice: ciao ragazzi, vorrei vedere gli Extrema live, però ovviamente con Gianluca Perotti. E un grande abbraccio dalla Puglia. Bye. Che cosa ci devo dire? Per l'Extrema non sappiamo come aiutarti, però possiamo aiutarti con l'inverno. Infatti. E anche perché, vabbè, io vi già vi chiederei ma attività live, ma prima vi voglio chiedere una cosa invece inerente a quello che succederà domani. Quindi domani uscirà questo video. Però questa sera lo presenteremo, avrò la fortuna di esserci al Rock and Roll Club di Milano, quindi io sono molto contenta. Che la festa continua. E la festa continua, esatto. E quindi è la giornata inverno, possiamo dirlo, visto che è la che nostra tempo, giornata. Oltretutto. Esatto, è arrivato anche tra l'altro la pioggia, tempesta, freddo, niente, 32 giorni di 48 gradi all'ombra, invece oggi freddo è giusto, mi sembrava giusto. Bravissimo. E doveroso. E quindi raccontateci un po' appunto di questo video, di questo brano. Cioè, raccontateci il brano. Chiamiamo un po' di hype, anzi, non raccontiamolo tutto. C'è anche da dire che la scelta del pezzo come primo singolo è stata abbastanza ardua, perché avevamo 5 bombette su cui poter lavorare. Abbiamo deciso di scegliere Hollow perché ha praticamente tutto. Mm-hmm. Qualsiasi, cioè, dal pezzo veloce al pezzo lento, il breakdown, esatto, il solo, il pezzo pulito, insomma. Ci è sembrata la più completa, sì, diciamo. Una delle più complete, comunque quella che era giusto far uscire per prima. Okay. Quella per accontentare, si spera, un po' tutti alla fine, no? Okay. Come dice lui. Quindi altri dettagli non ce li potete dare, tipo il video. Che freddo. Beh, allora, come puoi immaginare, c'è già il nome. Dice tutto, quindi di certo stiamo non cercando... è girato in una giornata di sole. No, beh, però è comunque, secondo me, anche giusto rimanere coerenti con quello che certo è il nome, o comunque il, come cacchio si chiama, il concept della band. Abbiamo come primo video abbiamo scelto una location fighissima, tra l'altro il classico, può sembrare un capannone in disuso, però abbiamo cercato di lavorarci bene, scegliere veramente le scene più belle, comunque trovare delle soluzioni molto accattivanti, molto belle. Infatti siamo stra soddisfatti. Ruben Spizzichino, che ha fatto il video, ciao Ruben, ci ha veramente dato un sacco di consigli. Abbiamo lavorato veramente bene con lui e tra l'altro abbiamo fatto anche già il secondo singolo che uscirà più avanti, sempre con lui. Ci troviamo da Dio e penso che andremo avanti natural durante. Beh, anche perché il vostro concept penso che è, allora, la scelta del nome della band, ok, bella cosa, sì, è perché avete tutti una passione per l'inverno come me, o perché c'è qualcosa dietro a questo? Allora, l'artefice del nome è lui. Beh, diciamo che all'inizio, poi lui ha lanciato una bella cosa, no? Quando eravamo in chat abbiamo detto: raga, proponiamo dei nomi, no? E ognuno con un vario significato, certo, pure così. Poi te ti lascio la patata bollente dopo. No, scherzo. Vabbè. No, e abbiamo iniziato così. E però lui, raga, è inverno. Sì, è quella cosa che è un po' storci, non che storci il naso all'inizio, no? Però il nome italiano, se non sei abituato a una band metal, no? Che comunque noi cantiamo, cioè i cantanti, i nostri testi sono in inglese, quindi... Certo. Però se tu ci pensi alla fine, gira che ti rigira delle volte, dici, ma perché non essere anche fieri della sonorità che hanno le nostre parole? Alla fine, cioè inverno, come dicevi te, che è solenne e... Poi arriviamo anche al dettaglio, qua. E dire, comunque siamo italiani anche. Cioè, sembra stupido che ogni tanto non ci pensi, ovvio, però alla fine molte volte quando trovi, cerchi il nome di una band,
molte volte, ora adesso è devastante, qualsiasi cosa tu proponi, soprattutto in inglese, esiste. Cioè tu fai il check Instagram o Facebook o Google, cioè qualsiasi nome oramai l'hanno usato. Sì, è vero. Cioè c'è anche che sia la band che arriva dal paese più sconosciuto del mondo, ce n'è uno col tuo nome. Infatti esisteva già anche in me. Però sti cazzi. No, però voi avanti, cioè, dritti come un treno e... Sì. Vabbè, ci siamo informati prima su quanto potesse essere attivo quel nome, no? Non era. Quindi. Ok. Stica. Però anche il significato è bello comunque, perché alla fine, in un periodo penso morto, come diceva anche lui, lascio io a te questo. No, vai. Ok. Inizia da te. Cioè alla fine l'inverno è visto da tanti come la fine dell'estate, la fine, che figata. Sicuramente non qualcosa di positivo. Esatto, muore tutto, viene il freddo. Però se ci pensi, l'inverno è anche la prefazione di una rinascita alla fine. È il momento in cui anche la natura si prende il suo tempo per rinascere, si calma, si mette in stand by. Ad esempio, io parlo anche per me, cioè io devo ammettere che dal punto di vista di scrittura sono molto... Io sono molto influenzato dall'ambiente in cui mi trovo, no? Proprio vero, l'ambiente... Questo lo posso confermare. Avere a che fare con lui tante volte ti sembra di parlare con Spielberg. No, veramente. E io ad esempio, cioè non tira così, quando proprio scrivo i pezzi delle volte, poi magari è logico, io penso così e tu sei libero di dire, ma no, io mi immagino mica una spiaggia, certo, invece. Però a me, tipo, quando arriva l'inverno, soprattutto, devo ammettere che anche dove abito diventa tutto più magico. Cioè, lui lo sai, ci facciamo sempre mille giri ogni tanto quando passa a trovarmi. E l'inverno è quel godersi quei, anche tipo quei cambi di colore, quelle giornate che sono corte ma che ti danno tante variazioni durante la giornata, appunto di colori, di temperature, di... Sì, non lo so, è come se le giornate, è vero, fossero meno lunghe ma più intense. Esatto, esattamente. E poi hai tanto buio, tanto riflessi, paradossalmente, cioè anche io, come dico sempre, quando guardi le band del nord, no? Quando arriva l'inverno, perché cagano fuori i dischi a Madonna? Sì. Arriva l'inverno, stanno in studio, si tappano dentro che fa freddo. Poi in estate si va in tour. In estate noi andiamo in pausa invece, e che noi faremo solo i live in inverno. Cioè raga, vi raccontiamo del photoshooting, il primo che abbiamo fatto per far capire che esistevamo. Che abbiamo rischiato l'ipotermia. Sì. Però eravate fighissimi, cioè io immaginavo, dicevo, madonna chissà che freddo, però infatti. Loro... Infatti. Con la giacca di pelle, no, proprio è stato intoccabile, cioè proprio neanche... Dici, non è solamente la photo session, anche gli altri due video li abbiamo fatti in mezzo al ghiaccio e alla neve, tant'è che lui è caduto in un lago addirittura. Sì. Che bello. Sì, qua c'è... Ma ghiacciato? Sì, promettendo al cantante, sei proprio, ma no che tiene, ma fidati, sono venuto sono andato giù fino al ginocchio. No, che non ti hanno amputato, sì, però, ed è già qualcosa. Ragazzi, ho fatto un trick che veramente apro una mia squadra di Boy Scout dopo, perché ho dovuto cambiarmi, mettermi un sacchetto al posto della calza. Bellissimo. Ho dovuto asciugarmi un calzino nella sua macchina con l'aria. Che sa ancora di feta. Che sa ancora di feta. Gli ho lasciato il mio odore e il mio piede nella sua macchina. Che bello, che momenti di poesia all'interno dell'inverno. Sì. Allora, siccome abbiamo pochissimo tempo. Esatto. Allora, dalla regia ci dicono, io vi dico, qual è la cosa che deve spingere chi ci sta guardando ad ascoltarvi? Questa è l'ultima domanda, lo so, è difficile, è infame. Però noi non chiediamo assolutamente nulla. Noi abbiamo creato questa band per fare musica, ma per un piacere nostro con gli altri, che quello che facciamo, quello che proponiamo non è niente di nuovo, non abbiamo inventato un genere. Noi vogliamo solamente dare il nostro contributo nel mondo della musica facendo quello che ci piace. Se poi alla gente piace, tanto sono più che felice. Se non piace, ascolteranno altro. Certo, non, come sempre, non ci certo. facciamo alcun problema. Ascolteranno altro. Già. Però, cioè, amici. Già risentito, ascolteranno altro. No, assolutamente. Cioè, non vogliamo peccare di presunzione. No, ma era una domanda. Nel senso, sapevo che con umiltà avreste risposto appunto a questa domanda. Anche perché davvero quando i progetti nascono
con, tra amici, con empatia, come dicevamo, è prima, è una cosa genuina, abbiamo... e quindi è il piacere, cioè siete qui per il piacere di aver condiviso, cioè di condividere con è le anche, persone. È anche, diciamo, una consacrazione di un pensiero che io e lui abbiamo avuto da quando ci siamo conosciuti. Certo. Quindi è anche molto soddisfacente, è proprio bello condividere una roba con gli amici. Poi sì, quando prende vita tutto, che sei mesi così ti ritrovi qua. Sì. E dici wow, vuol dire che stai lavorando bene, quindi testa bassa e... Confermo, spero di vedervi live il prima possibile. Ci state pensando all'attività live? Sì. Ok, Didi è un po' più incasinato. Vabbè, immagino, ma loro già sanno che quando non ci sarò loro devono assolutamente suonare con o senza. È tutto in castello, c'è già un disegno. Non c'è, è un disegno divino anche in questo. Non deve essere assolutamente un problema. Va bene ragazzi, allora io... Noi intanto vi ricordiamo che stasera saremo al Rock and Roll di Milano. Esatto, fisicamente, fisicamente. Esatto, ci sarà tutta la premiere, band, non solo noi. Presenteremo il video. Di questo video pazzesco che non vedo l'ora di vedere. Non ho neanche uno spoiler. Cioè pensate, siamo amici ma non mi hanno spoilerato niente. Non mi hanno fatto vedere niente. Zero proprio. E lei ci ha fatto delle belle domande. Vi ha fatto delle belle domande. Ma è troppo poco il tempo a disposizione. Ma è una promessa. Ci rivedremo presto qui a Rocker TV. Perché io poi vorrò sapere. Usciranno cose, date live. Quindi io vi aspetto sempre qui a Rocker TV. Ci stiamo lavorando. Intanto mandiamo la preview della preview del video che poi questa sera condivideremo insieme a Rock and Roll Club di Milano. Grazie a tutti per averci seguito. Didi, vuoi presentarlo tu, visto che ha parlato sempre Dani? Allora, adesso vi presentiamo il nostro primo singolo, Hollow. Noi siamo gli Inverno e ci vediamo questa sera a Rock and Roll di Milano. Grazie a tutti, a stasera!